fotografia non te ne dure e non parla. La fotografia, dobbiamo dire due parole, perché stasera, per la verità, chi ha organizzato questa cosa e chi ha partecipato a questa cosa si deve prendere gli elogi che meritano, perché chi si caga hanno fatto questa cosa. Io è solo perché forse sono con più grossi loro, o forse sei tu che mi contenti con... Sì, qualcosa. Ci sto a 57, tu? No, di meno. E allora allora volevo dire, e non c'entra né il nome né il ristorante, niente. È lo spirito io che... Io voglio... Intanto ho avuto il piacere di abbracciare Rita Bagnale, splendida forma, dopo i suoi... i suoi passati poco felici. Vederla così è stata una gioia. Però l'età non la vuole mettere. Perché io credo che sono 30 anni che Rita lotta per portare la Campania al livello che oggi sta, e io la, purtroppo gli anni pesano, la ricordo quando combatteva su tutti i fronti. Addirittura quando finiamo la liscia su Fish, insomma, a Genova, voglio dire, tedesca, tu mandavano il PDS, stavano poco su tutti e su. Voglio dire ai ragazzi che hanno cucinato, ai ristoranti che hanno partecipato, che queste cose servono a far crescere tutti. L'evento in particolare, ma la ristorazione che crea l'evento diventa grande. Siccome questa terra gastronomicamente non è secondo a nessuno, brava, però un poco mortificata, perché è terra di contadini e come tale noi siamo sentiti tutti questo sangue un po' contadino, dobbiamo raccontarlo ai nostri piatti, senza avere pensiero che è un piatto semplice perché pasta e pomarola e non pasta e pomarola. E quando il cliente che si sta mangiando un grande pasta e pomodoro dice: ma chi si può mangiare a casa mia? Non ne ho vero, perché sì, è buono, si può mangiare pure a casa sua, però ci vuole sempre una grande pomodoro, una grande pasta e un grande olio. Ragazzi, io vi voglio solo dire che ho avuto piacere di partecipare a questa cosa, ho piacere di stare con Pasquale Cuofalo, il Pasquale D'Acunzo, chiedo scusa, il quale nella veste di presidente del consorzio racconta il pomodoro nel mondo, Rita Bagnale responsabile sul futuro, e tutti quanti insieme grazie per questa bella serata.